le nuove moderne tecnologie legate ai social network, alla digitalizzazione, stanno radicalmente cambiando lo scenario di riferimento. Moltissime persone utilizzano questi media per informarsi, per aggiornarsi e per avere una visione della realtà. Le aziende hanno una grande opportunità di fronte, quindi poter utilizzare queste tecnologie in modo innovativo. Ecco, il socialing nasce proprio all'interno di questo tipo di scenario. Il socialing è il nuovo marketing. Questo neologismo socialing deriva dalla parola social e dalla parola marketing. Dobbiamo avere un approccio etico nei confronti dei mercati e dei consumatori, perché i mercati chiedono serietà, rispetto, fiducia e trasparenza. Pensiamo solo a un fatto: una recente ricerca dell'Università di Harvard ha dimostrato che il 70% degli utili delle aziende provengono da clienti con cui c'è una connessione emotiva. I clienti emotivamente connessi non sono i clienti soddisfatti o molto soddisfatti, sono molto di più. Hanno sviluppato con il brand, con la marca, con l'azienda, con la loro offerta, una modalità relazionale particolarmente intima, particolarmente intensa. Bene. Per sviluppare le connessioni emotive sono necessari i social network, ma per approcciare i social network in maniera originale, incisiva ed efficace è necessario il socialing.